Gentili telespettatori, come sempre vi ringrazio per questa consuetudine che avete nel seguire l'appuntamento con la informazione di Rai TV. Andiamo in una zona della riviera del Mascalese, dove degli alunni provenienti da Palermo, perché dovevano e credo che continueranno a farlo, partecipare ad una interessante manifestazione ad Acireale, hanno avuto una intossicazione alimentare, trasportati all'ospedale di Acireale. Fortunatamente tutto si è risolto, ma sono di quelle realtà che lasciano poi l'amaro in bocca. Sentiamo Salvo Cutuli. Dovevano partecipare al Festival del Teatro di Acireale riservato agli studenti delle scuole superiori siciliane, invece sono finiti nella stanteria dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera per presunta intossicazione alimentare. È finita in corsia anche l'assessore alla pubblica istruzione, la Cesia delle Dan, che era andata in hotel per accogliere gli ospiti. Notte da incubo per i 20 studenti del liceo Galileo Galilei di Palermo, ospiti in un albergo della Riviera di Mascali, che hanno raccontato di aver avvertito i tipici malesseri da intossicazione subito dopo cena. I ragazzi hanno raccontato ai carabinieri di aver consumato quanto previsto nel menù e di aver bevuto dell'acqua servita in caraffa e non delle bottiglie. Al momento la principale indiziata del caso di intossicazione alimentare collettiva. Gli esami clinici accerteranno la verità. L'allarme è scattato intorno alle 20:30 e sul posto si sono portate diverse ambulanze per prestare i primi soccorsi agli studenti doloranti. Ricoverati al pronto soccorso di Acireale, sono rimasti per tutta la notte in osservazione e verranno dimessi man mano che le loro condizioni lo consentiranno. Cosa avete mangiato? Allora, praticamente a pranzo abbiamo mangiato pasta con le melanzane e poi ricordo insalata di sopra, era comunque pasta con la salsa. Poi abbiamo mangiato un piccolo dolce che aveva all'interno molto liquido, e la carne, una cotoletta che comunque io non ho mangiato. In realtà non ce l'aspettavamo, nel senso che noi siamo venuti qua per, appunto, per partecipare a questo concorso teatrale, e invece, diciamo, è capitata questa esperienza che comunque non è stato il massimo della piacevolezza, in quanto non è stato affatto divertente, diciamo, come avventura. Abbiamo avuto questa telefonata intorno alle 9 di sera e chiaramente ci siamo messi in macchina e siamo arrivati qua. Nel frattempo so che i carabinieri avevano già parlato col professore per avere un po' di informazioni, insomma. I ragazzi sono stati sentiti? I ragazzi siete stati sentiti? No, basta. Ah, siamo qua, pazienza. Siamo in 3 ad avere 38,8. La cosa che si pensa, i medici non sanno cosa, non, almeno non si esprimono. Noi pensiamo che sia l'acqua. Perché? Perché in albergo noi davano acqua dalle caraffe. Noi diciamo a Palermo acqua di cannolo, cioè direttamente dal tubo dove si lava i piatti. Cioè l'acqua che scorre nelle tubature. E invece i professori l'acqua minerale. Infatti gli unici che non si sono sentiti male sono professori e autista. Beh, speriamo che si risolva al meglio, un'esperienza che dà poi degli ricordi particolari quando ci si allontana nel tempo da quanto avvenuto. E ancora ad Acireale, ricorderete, ce ne siamo occupati della morte del 48enne che proprio ieri avrebbe compiuto 48 anni, 48enne di riposto, che in seguito ad un infarto è rimasto in attesa al pronto soccorso dell'ospedale di Acireale e poi ha perso la vita. Tutto quello che ne è seguito, il primo passo, la sospensione di un medico del pronto soccorso. Ancora Salvo Cutuli. Sospeso uno dei due medici del pronto soccorso dell'ospedale di Acireale che nel pomeriggio di mercoledì scorso hanno preso in cura Antonino Gulisano, il 48enne di riposto deceduto per infarto dopo un'attesa di oltre 2 ore e mezza. Nei confronti della professionista è stata avviata un'azione disciplinare in quanto ritenuta responsabile di non aver compreso la gravità dei fatti, perdendo minuti preziosi nella gestione sanitaria del paziente morto mentre era in corso l'elettrocardiogramma. 4 giorni dai fatti, la commissione medica istituita per accertare le cause che hanno condotto al decesso del 48enne sono emerse le prime responsabilità, con particolari sui tempi e le modalità adottate nel trattamento dell'infartuato. Al vaglio della Commissione Sanitaria Interna, nosocomio voluta dal direttore generale dell'ASPE 3 di Catania, Giuseppe Gianmanco, anche la posizione dell'altro medico di turno e del personale infermieristico, tra cui l'addetto al triage. La morte di Antonino Gulisano ha sollevato l'ennesimo caso di mala sanità, ancora tutto da accertare, su cui la direzione medica del Santa Marta e Santa Venera vuole fare piena luce. La vittima era giunta in ospedale nel pomeriggio di mercoledì scorso con formicolio
al braccio destro e forti dolori al petto, tipici sintomi di infarto in corso. I sanitari dell'ambulanza non medicalizzata prima e i medici del pronto soccorso successivamente evidentemente non hanno compreso per tempo che il 48enne fosse stato colpito da infarto che lo ha condotto alla morte. In questi casi i minuti sono preziosi e si sarebbe dovuto agire con celerità, trasferendo d'urgenza in strutture attrezzate per questo tipo di patologie l'uomo. 2 ore e mezza di attesa in astanteria, secondo il racconto fornito dal fratello agli investigatori, avrebbero condotto il paziente a fibrillazione atriosa e alla morte. Prosegue l'inchiesta della magistratura etnea che sul caso ha aperto un fascicolo e potrebbe adesso acquisire la relazione della commissione medica che ha deciso di avviare un'azione disciplinare nei confronti del medico e del personale sanitario che era di turno mercoledì scorso. E nella speranza che fatti di questo genere servano veramente da lezione. E adesso restiamo in argomento ospedale, ma per fatti completamente diversi. Ci riferiamo all'ospedale San Marco a Catania. Doveva essere finito entro tempi più ristretti. Ancora siamo lì. Protesta questa mattina. Sentiamo. Si tiene di protesta stamattina davanti all'ospedale San Marco di Librino. Le locali associazioni, la CGL e la Sesta Municipalità evidenziano come Catania Sud sia senza pronto soccorso. L'ospedale San Marco infatti non apre, mentre il pronto soccorso del Vittorio Emanuele chiude, mettendo così a rischio decine di migliaia di abitanti della zona sud del capoluogo etneo, che avranno adesso oggettive difficoltà ad accedere alle prestazioni sanitarie ospedaliere e a quelle del pronto soccorso. Una situazione che potrebbe essere risolta, secondo i manifestanti, con l'apertura del nuovo ospedale San Marco a Librino, una struttura praticamente ultimata, ma i cui cancelli sono ancora sbarrati, anche in seguito agli scandali che hanno coinvolto la Tecnis, azienda appaltatrice. Noi prima di tutto temiamo che resti l'ennesima incompiuta, anche se è notizia recente che il commissario ha autorizzato le somme per cui dovrebbe essere la Tecnis stessa a finire i lavori, ma il problema è un altro, perché l'ospedale Vittorio sta chiudendo di fatto e resterebbe tutta la zona sud scoperta e di pronto soccorso e dei servizi inerenti appunto alle patologie primarie da pronto soccorso. Stanno spostando su policlinico e altro, mentre noi chiediamo, e veramente tutti i cittadini, non ci fermiamo sicuramente qui, che l'organico del Vittorio Emanuele non debba essere spostato in altri posti, ma al San Marco. Lunedì prossimo è previsto un incontro con il sindaco di Catania Bianco, con l'obiettivo di dare ulteriore forza alla richiesta di apertura del nuovo nosocomio, che giunge dalle varie parti della società civile di Librino. Sì, noi infatti chiediamo che il sindaco, anche in qualità proprio della sua funzione, si faccia portavoce veramente dell'esigenza di una gran parte della città, perché qui siamo di fronte al rischio di una vera e propria emergenza sanitaria. Quindi ci sarà questo incontro con i sindacati e le associazioni che porteranno, diciamo, in presenza appunto del primo cittadino tutta questa problematica che deve essere in ogni caso risolta. E adesso lotta continua, potremmo usare il termine lotta diuturna, nei riguardi degli spacciatori e del mondo della droga, un po' dappertutto, in particolare a Cireale, dove sono stati arrestati 2 uomini, Orazio Grasso di 30 anni e Sebastiano Bisicchia di 40. Durante una operazione da parte della compagnia di Acireale dei Carabinieri si notavano queste 2 persone che portavano dei sacchettini particolari che poi davano sotto banco, come normalmente avviene in questi casi. Si è intervenuti subito da parte degli agenti e sono stati arrestati proprio perché trovati in possesso di droga in quel momento, ma poi anche a casa durante una perquisizione sono state trovate altre dosi di droga. Adesso restiamo ad Acireale, parliamo di idroterapia riabilitativa. Sentiamo che cos'è nel servizio che ha preparato per noi Salvo Cutuli. Medici e fisioterapisti si sono riuniti oggi al centro riabilitativo Villa Sofia di Acireale per discutere dei benefici dell'idroterapia, su cui il centro punta per sopperire alla mancanza di cure analoghe nelle strutture pubbliche. Le bellissime piscine riabilitative realizzate in un ambiente idoneo consentiranno al personale di trattare i casi più complessi della riabilitazione motoria di soggetti affetti da handicap, spesso per traumi da incidenti o domestici. Benefici fisiologici e terapeutici sono stati al centro del convegno organizzato nella sala conferenze di Villa Sofia. Il dottor Massimo Albuzzi,
Sicurezza ha parlato delle indicazioni terapeutiche in acqua. L'idroterapia è una riabilitazione in acqua e i benefici sono una velocizzazione del recupero, perciò il paziente con delle gravi disabilità ha una velocità di recupero maggiore e, fra le altre cose, si ottiene con l'acqua un spettacolare rilassamento del paziente e un divertimento specialmente che noi utilizziamo con i bambini nella rieducazione posturale. Le tre piscine sono dotate di attrezzature all'avanguardia e consentono di gestire pazienti di ogni età, così il professor Francesco Nicoletti. La questione più importante è questa: il movimento oggi ha una sua estensione semantica e direi anche una sua collocazione sul piano terapeutico estremamente utili, perché il movimento genera un qualche cosa. Noi abbiamo delle esperienze americane dove si dice che muoversi vuol dire effettuare una neurogenesi. Soddisfatto il direttore sanitario di Villa Sofia, struttura convenzionata, leader nel recupero funzionale degli arti compromessi, anche in bambini con paralisi cerebrale che potranno contare adesso sull'idroterapia quale metodo innovativo di riabilitazione. Il centro Kennedy si è sempre contraddistinto in tutti questi anni per le innovazioni sia tecnologiche che anche terapeutiche. Con questo investimento, che è un investimento abbastanza corposo, impegnativo, abbiamo voluto innovare e completare quella che è la nostra organizzazione terapeutica a favore anche di tutti i nostri clienti, utenti. Oggi questo tipo di riabilitazione il servizio pubblico purtroppo non lo offre. E quindi l'attività di noi privati accreditati permette all'utente e al cliente bisognevole di cure riabilitative l'attivazione di una migliore terapia in acqua per la cura di alcune particolari patologie che altrimenti non potrebbero essere riabilitate. Adesso andiamo a Catania con il servizio che ha preparato per noi Filippo Romeo, nel quale si parla di un premio importantissimo per quanto riguarda il senso di questo premio, intitolato al giudice Livatino. È un premio che dà appunto la possibilità a chi si batte per il miglioramento della società, sia sul piano della lotta contro la criminalità che su altri settori, ad essere insignito di questo premio. Sentiamo. Premiato per il suo impegno nella Terra dei Fuochi, Gigi D'Alessio ha ricevuto stamani a Catania il premio Rosario Livatino, Antonino Saetta e Gaetano Costa, riconoscimento a quanti a vario titolo si impegnano per la lotta a tutte le mafie. La consegna questa mattina nel Museo Diocesano di Catania, dove si è svolta la 22esima edizione del Memorial organizzato dal Comitato Spontaneo Antimafia di Riposto, che porta il nome dei tre giudici assassinati da Cosa Nostra. Per me è un premio molto molto importante, ma soprattutto per me che sono del Sud vale mille volte in più. Il tuo impegno per la Terra dei Fuochi è riconosciuto anche qui in Sicilia. Ed è una cosa molto bella, perché di solito, come dicevo prima, andiamo sulle prime pagine solo per notizie negative. Io vorrei andare sulle prime pagine per notizie positive, quindi indubbiamente il male va curato, ma la parte sana va difesa. Tra gli altri premiati di quest'anno, il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Messina, Nicola Mazzamuto, il segretario generale dell'Università Pontificia Lateranense, Monsignor Roberto Dorico, Roberto Rossi della DDA di Bari e il questore di Napoli, Guido Marino, a tutti impegnati per l'affermazione della legalità, della giustizia e della lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, è andata la prestigiosa pergamena assegnata dal Comitato, consegnati anche il premio internazionale all'impegno sociale e il premio speciale in memoria della Nobel donna, professoressa Antonietta Labisi. Noi osserviamo i nostri premiati, come fa il professore Cavallaro, e se sono meritevoli conferiamo questo prestigioso premio. Ma prestigioso perché? Perché porta il nome, torno a dire e sottolineo, di tre eroi che dovrebbero essere l'esempio per tutti quanti noi adulti, ma soprattutto anche per i giovani. Ad Albo d'Oro abbiamo, grazie a Dio, nomi come quello di Carlo Del Ponte, Baltazar Garzonno, Carlo Zilio Ciampi, Alessandro Del Piero, e potremmo continuare. Sì, è un premio che va all'impegno sociale pulito, alla solidarietà, nel nome di Rosario Livatino, che è stato un martire per la giustizia. Ad arricchire l'Albo d'Oro quest'anno anche Gigi D'Alessio. Anche Gigi D'Alessio, il questore di Napoli Guido Marino, il dottore Roberto Rossi, Monsignor Odorico, tantissimi nomi che tutti si dovrebbero dire, ma è impossibile dirli. Sì, perché hanno sentito il bisogno di venire proprio per dare forza alla società civile.
E adesso cambiamo decisamente argomento, ma è un argomento di cui si è parlato, si parla e naturalmente se ne parlerà ancora di più. Ci riferiamo alla partenza della campagna, chiamiamola elettorale, per quanto riguarda il referendum che si terrà ad ottobre e le ragioni del sì, le ragioni del no. Oggi le ragioni del sì. Sentiamo. Italia in campagna elettorale per il referendum costituzionale di ottobre. Si voterà sulla riforma varata dal governo Renzi e approvata dal Parlamento. In questi casi non è necessario il raggiungimento di nessun quorum. Vinceranno i sì o i no, indipendentemente da quanti andranno a votare. Le riforme sono contenute nel disegno di legge Boschi, dal nome del ministro per le riforme costituzionali approvato lo scorso 12 aprile, senza però ottenere i 2/3 delle Camere. Da qui il ricorso alla consultazione referendaria. Tra le principali variazioni, la riforma del Senato, che abolisce il bicameralismo perfetto e riduce il numero dei senatori, da 315 passeranno a 100, che saranno scelti dalle assemblee regionali e tra i sindaci, e poi la modifica del titolo quinto della seconda parte della Costituzione sulle norme che regolamentano le autonomie locali. Molte competenze torneranno in maniera esclusiva allo Stato. PD ed Area Popolare, forze che sostengono il governo a favore del sì, parla di madri di tutte le riforme il premier Renzi, che ha affermato di dimettersi in caso di vittoria dei no. Qualche malumore si registra nella minoranza dei democratici, contrari invece Forza Italia, Lega Nord, Movimento 5 Stelle e Sinistra Radicale. Le ragioni del sì sono state illustrate stamani in un noto albergo di Catania dall'ex ministro Pierluigi Castagnetti e dal deputato nazionale Giovanni Burtone. Ma noi pensiamo che con questa riforma si modernizzi il paese, che il governo che potrà nascere sarà un governo autorevole e capace di decidere. Perché le riforme costituzionali si legheranno alla nuova legge elettorale, che darà stabilità e darà una maggioranza certa a chi vincerà le elezioni. E poi c'è un aspetto importante, la riforma del titolo quinto della Costituzione non ha dato, quella varata nel 2001, una prospettiva di sviluppo economico al nostro paese, perché ci sono state delle leggi concorrenti che hanno anzi frenato, quindi la rivisitazione di quella riforma permetterà non un nuovo centralismo ma lo sviluppo di un processo legislativo unitario per tutto il paese, e quindi troverà giovamento anche l'area più debole del paese, che è proprio il Mezzogiorno. I detrattori del governo dicono che con questa riforma si avrà uno Stato autoritario. Ma senza dubbio no, cerchiamo di essere consapevoli di ciò che la riforma determinerà. Ripeto, un governo autorevole, capace di avere stabilità ed efficienza, però l'equilibrio di potere, la vita democratica è sostenuta da una parte della Costituzione che non viene assolutamente attaccata, e poi noi abbiamo un controllo dell'opinione pubblica, una stampa libera, ci sono paesi che invece sono veramente in difficoltà, dovremmo avere rispetto delle difficoltà democratiche, di libertà che hanno alcune comunità. Il nostro è un paese, credo, abbastanza solido su questo piano, e la riforma non tocca per nulla equilibri di potere. E a Catania, interessante iniziativa oggi e domani, si parla di raccolta differenziata, ci saranno dei panchetti nei quali persone specializzate, persone interessate, parleranno appunto di come effettuare la raccolta, anche perché sapete che è un qualche cosa che va fatto obbligatoriamente e necessariamente, e si può anche incorrere a quelle che sono delle contravvenzioni per non avere rispettato sia i luoghi sia i tempi per quanto riguarda il deposito. Inoltre c'è da dire, questo è molto importante, che nel momento in cui la raccolta differenziata entrerà a pieno regime, ci si ritroverà anche ad aver abbassato i costi per quanto riguarda appunto quelle che noi paghiamo ai comuni per la raccolta differenziata. Vi ricordo, dalle 9 alle 14 in piazza Giovanni Verga, in particolare domani. E adesso parliamo di una mostra evento, vediamo che cos'è, ce ne parla Salvo Cuturi andando a Cicatena.
A Cicatena in strada la tre giorni di mostre, spettacoli, musica e giochi tradizionali organizzati tra il bellissimo chiostro comunale e la piazza della cittadina Atenea, a capo dell'organizzazione due donne, Valeria Cancelliere e Antonella Leonardi. La mostra inaugurata ieri mette insieme il meglio degli artisti locali e qualche nome di spessore come il cavaliere Pippo Contarino, apprezzato maestro del ferro, che ha esposto alcune delle sue opere. L'esposizione sarà visitabile anche nella giornata di domani. Numerosi quadri realizzati dall'estro creativo di pittori del posto e di scultori sconosciuti al grande pubblico, ma abili modellatori di pietre, ferro e altri materiali. Tra i progetti Play Different, impara a conoscersi divertendoti. Valeria Cancelliere è la promotrice della Tre Giorni. Noi punteremo su diverse tematiche, quale l'arte, la musica, il ballo, il gioco, il divertimento. Il 22 maggio alle ore 10 presso la piazza di Piano Umberto terremo una giornata dedicata a quella che da sempre mi è davvero a cuore, sui diversamente abili, attraverso un progetto. Il progetto Play Different dei Leo Club Italia, imparare a capirci divertendoci, ovvero insegneremo a tutti attraverso degli strumenti di come un diversamente abile con le sue difficoltà affronta la sua vita giornaliera. Si è pensato bene di creare una tre giorni iniziando prima dall'arte, poi dal ballo, quindi un'attività ricreativa, e poi si va per il sabato pomeriggio dove si ritroverà il gioco di un tempo, che i bambini ad oggi non conoscono. Perché? Cosa conoscono? Conoscono il tablet, conoscono internet, però non conoscono il tuppetto, il salto con la corda, quindi si fa in modo di far giocare i bambini in piazza, ma anche di far vivere la città. E da Cicatena andiamo a Giarre, dove oggi una interessante manifestazione, la cosiddetta giornata della creatività. Sentiamo cosa ci dice Francesco La Rosa. Centinaia di giovani hanno affollato oggi il Parco Jungo di Giarre, dando vita alla giornata della creatività, tante le manifestazioni e le iniziative poste in essere. Sì, siamo in tantissimi, ogni anno viene organizzata, è sempre più attiva, sempre più specifica e oggi purtroppo a causa del maltempo abbiamo avuto alcuni disguidi tecnici, però alla fine siamo riusciti a organizzarla tranquillamente e sta andando molto bene. Abbiamo diverse aree, abbiamo l'area band, l'area dance, poi abbiamo l'area da quest'anno dell'Arcigay di Catania. È una festa che ogni anno ci vuole perché dobbiamo far capire agli studenti che non è solo studio, la scuola, ma è anche attività ricreative e vari, organizzare magari delle feste, qualcosa che possa occupare anche con il divertimento. Quindi noi ci teniamo molto a questa festa e vogliamo che ogni anno vada avanti e cerchiamo sempre di organizzarla al meglio. Quindi l'aggregazione in primo piano coinvolte tutte le scuole giarresi? Sì, su tutte le scuole, a partire dallo scientifico fino ad andare all'industriale, anche alcune scuole private. Ci sono anche molte mamme con i bambini che ogni anno vengono qui alla festa per cercare di divertirsi. E prima di passare allo sport, un appuntamento per domani alle ore 18:30 in piazza Santa Chiara ad Acireale, si svolgerà il memorial intitolato a Piera Carrozza, donna che amava moltissimo i balli country. L'iniziativa è promossa dall'associazione diretta da Giusmaria Raciti ed è patrocinata dal comune di Acireale. Un invito particolare. Adesso il calcio. Non ci sono novità per quanto riguarda il Catania, ma in questo caso nessuna novità non è una buona novità. Ancora Francesco La Rosa. Un'altra settimana volge al termine, nessuna novità in casa rossazzurra, non c'è stato neanche l'atteso annuncio circa l'eventuale chiusura del rapporto col tecnico Moriero. Probabilmente i dirigenti stanno lavorando sotto traccia per mettere su una squadra in grado di ben figurare nel prossimo campionato di Lega Pro. Un tesoretto potrebbe scaturire da alcune cessioni importanti di calciatori ancora legati al club di Via Magenta. Richiesto anche qualche calciatore, vedi Khalil, che non è riuscito a dare il meglio nella stagione appena conclusa. Sulle sue tracce ci sono alcune squadre di Serie B e tra queste il neopromosso Benevento. Di novità neanche a parlarne pure in ambito societario. Nessuna notizia di trattative né di conferme o smentite da parte dell'attuale presidente Davide Franco. Probabilmente saranno le prossime settimane a fare chiarezza su tutto il discorso. Un'ipotesi è quella che si potrebbe partire dalla base creata quest'anno, aggiungendo i giusti puntelli per puntare ad un campionato d'avanguardia che possa rilanciare l'entusiasmo anche tra la tifoseria. Sul campionato di Serie B è calato il separo ieri sera, con alcune retrocessioni eccellenti, per cui la prossima stagione si presenta già da adesso particolarmente impegnativa.
Gentili telespettatori, siamo alla fine del nostro appuntamento, non ci sono notizie dell'ultima ora. Vi ringrazio come sempre per essere stati assieme a noi. Vi ricordo che se volete rivedere il nostro notiziario potete farlo su internet cliccando al sito che vedete in sovrimpressione. Vi auguro un buon fine settimana e vi lascio con la nostra rubrica Spazio Aziende. Arrivederci. Il centro commerciale Ciclope di Acireale lancia il progetto Salute e Bellezza ed offre a tutta la sua clientela la possibilità di un maquillage gratuito grazie alla collaborazione con uno staff di parrucchieri professionisti che accolgono i propri clienti su una pedana appositamente allestita nella piazza della grande area attrezzata interna proprio nel cuore del centro che vanta 30 negozi, un ipermercato Ipersimpli e un fornitissimo spazio della catena Euronics. Shopping e divertimento si fondono nella tre giorni di svago e bellezza organizzate in questo tempio della piacevole distrazione, previsti diversi appuntamenti con degustazione e lezione di yoga e tante iniziative per i più piccoli come le acconciature Frozen della nota serie Disney e il taglio estate 2016. Iniziative previste nel corso della giornata di domani, il centro commerciale Ciclope, il più vasto e attrezzato della Cese, si prepara per una favolosa estate da vivere tra i negozi e le tante iniziative in programma. Vasta area giochi per bambini sia all'interno e nell'area esterna. Patrizia Rubino è una delle organizzatrici degli eventi Ciclope. Il nostro centro vuole essere un punto di riferimento per il bacino di utenza dell'Interland, ma anche perché no, noi abbiamo molti visitatori che vengono da fuori e veramente vengono qui perché si trovano bene, perché c'è un'offerta abbastanza variegata e molte famiglie. Il nostro target di riferimento appunto è la famiglia, e per questo che noi tendiamo spesso a organizzare manifestazioni e eventi che coinvolgono un po' tutta la famiglia e mettiamo i bimbi al centro, diciamo, come protagonisti. Fino a domani, salute e bellezza. Sì, fino a domani, questo è un evento che abbiamo pensato per coccolare i nostri clienti. Innanzitutto proponiamo appunto un evento che si rivolge al benessere psicofisico e quindi abbiamo esperti del settore a 360 gradi. Diciamo che i nostri operatori interni vengono coinvolti, infatti mi premeva dire che proprio in questi giorni, per esempio all'interno della parafarmacia Farmapiù, ci saranno proprio delle giornate dedicate con degli esperti che daranno consulenze gratuite sul viso, sul corpo, con dei prodotti interessanti sia da un punto di vista, diciamo, estetico ma anche a livello curativo, quindi vi invitiamo appunto a venirli a trovare. Per quanto riguarda invece la manifestazione, è già cominciata ieri, sono tre giorni, si potranno trovare prodotti, trattamenti, ma anche il benessere psicofisico con le lezioni di yoga, abbiamo come ospiti anche palestre, insomma a 360 gradi come dicevo prima. Domani avremo, diciamo che è il gran finale, la conclusione, abbiamo una sfilata dedicata alle bimbe con il tema dell'estate per quanto concerne l'acconciatura, e poi avremo come un intervento musicale con Antonino Leotta direttamente dalla trasmissione Ti lascio una canzone. Quindi ripeto, abbiamo sia la possibilità per i visitatori di guardare, di venire a vedere ovviamente i nostri negozi che in questo periodo sono con promozioni interessanti un po' per tutti, anche la possibilità di poter soffermarsi, e ricordo per esempio in questi giorni abbiamo degustazioni gratuite di prodotti biologici, la possibilità per esempio di usufruire di servizi gratuiti, abbiamo la scuola CEA, l'Accademia Parrucchieri Estetisti, che sta realizzando per i nostri visitatori completamente gratuitamente taglio, piega, ma anche make up, e così come anche altri espositori qui presenti. Daranno tutta una serie di servizi gratuiti, quindi vi aspettiamo. Queste le condizioni meteo della penultima domenica di maggio. Cielo scoperto da nubi su tutta la Sicilia, con i mari che sono calmi. Le temperature vanno a Catania da un minimo di 14 a un massimo di 28.